Bene, salve ragazzi, sono Omex e benvenuti a questa lezione che ci introdurrà un poco a quelle che sono le potenzialità di questo software. Ovviamente per rendere il tutorial comprensibile a tutti, insomma, ho scelto di realizzare un piccolo accendino, realizzeremo insieme un piccolo accendino, in modo da poter usare un po', le funzioni basi, diciamo così, di 3D Studio Max, che siano però, allo stesso modo comprensibili a tutto. Ecco, ho scaricato un accendino, l'ho ritagliata con il Photoshop e praticamente adesso andrò ad associare ad una superficie questa tessitura, quella che ho appena scaricato. Come facciamo? Vedete sul pannello geometrie e cliccate su plane, piano, e creiamo un piano. Magari ce lo andremo a centrare. Ecco, attiviamo in questo disattiviamo lo scene manager in questo caso. Andiamo destro clic sulle coordinate e posizioniamo in modo che sulle X e sulle Y siano perfettamente centrate. Adesso apriamo il Material Editor. Ecco, noi possiamo switchare sia in Compact che in Slate. Io vi consiglio di iniziare a fare pratica direttamente dallo Slate. Noi non avevamo questa opportunità tempo fa, adesso 3D Studio ce la offre. Sfruttiamola dall'inizio per chi si approccia. Adesso creiamo un nuovo materiale tipo standard, poi trasliamo la voce diffusa in un punto qualsiasi dello schermo e attiviamo Bitmap. Attiviamo il nostro accendino. E adesso abbiamo associato una coordinata di tipo tessitura diffusa al nostro materiale. Lo applichiamo con l'oggetto selezionato e attiviamo la visualizzazione a schermo. Sono tutte operazioni molto semplici, basta fare un po' di pratica. Modifichiamo in modo da renderla più reale possibile. Ecco, diciamo che la proporzione può anche starci, anche se, vi ripeto, questo è solo un esempio, potete prendere un oggetto qualsiasi per esercitarvi. Ecco, adesso io sto utilizzando un unico piano per non andare oltre il corso, poi vedremo come poter magari modellare un oggetto utilizzando tutti e tre i piani, no? Perché sono quelli che ci interessano, però solo come riferimento diciamo che vogliamo realizzare un accendino di questo tipo. Andiamo in Shapes, in questo caso attiviamo lo Snap a 2. Assicuriamoci che vi sia lo snap alla griglia e clicchiamo in un quadratino a sinistra, uno a destra e uno al centro, in modo da creare un arco a tutto sesto. Adesso possiamo creare sia una polilinea di questo tipo per chiudere il nostro disegno, o comunque possiamo farlo a tratti in questo modo. Faccio la prima, faccio la seconda, mi aiuto sempre con lo snap ovviamente, e faccio la terza, in modo che mi assicuro che le linee siano perfettamente combacianti. Con la linea selezionata adesso, che cosa facciamo? Andiamo ad unire tutto il nostro blocco di disegno. Come facciamo? Con la linea selezionata, come detto, innanzitutto potrei applicare un editable spline per questa linea, o comunque fare destro clic, Converting Editable Spline. Faccio un attacco multiplo e seleziono tutte e tre le linee della scena. Poi, per assicurarmi che le stesse siano ben ancorate, ben saldate, che non vi siano errori nel disegno, questa è un'operazione che si fa sempre, applico un weld, vabbè, un centimetro, in questo caso è più che sufficiente, in quanto operiamo sui centimetri. Adesso applichiamo un Edit Poly alla nostra forma e vedete che il software automaticamente me l'ha chiuso e mi ha creato una sorta di poligono. Adesso attiviamo il suboggetto alle facce, clicchiamo, ecco, magari modifichiamo la visualizzazione, attiviamo i bordi. E con le facce attivate selezioniamo la faccia, potremmo anche utilizzare il ribbon, poi dopo magari faremo un tutorial per questo. E andiamo sul pannello estrudi, o da questo punto, o possiamo raggiungerlo comodamente con un destro clic estrudi.
e studiamo il nostro oggetto. Fino a questo punto, ad esempio, e diamo conferma. Abbiamo creato la metà parte, diciamo così, del nostro blocco dell'accendino. Fino adesso semplice, nulla di strano e nulla che non possiate realizzare, diciamo. Adesso a questo punto che cosa facciamo? Facciamo in modo che il nostro oggetto sia simmetrico, in modo che ogni operazione che io faccio sulla parte sinistra del mio oggetto, ecco, mettiamo y, x flip, ok, e quindi ho il mio oggetto totale, vedete? Ogni operazione che faccio sul lato sinistro del mio oggetto, sinistro, guardandolo come lo stiamo guardando adesso, automaticamente si aggiornerà anche su quella di sinistra, quindi facilitandoci di molto il nostro lavoro, vedete? Posso disattivare la simmetria e attivarla solo qualora ne avessi la necessità. Ovviamente abbiamo cancellato la faccia interna perché quando io andrò poi a fondere le due parti del nostro blocco devono essere perfettamente combacianti. Perfetto. Beh, qualcuno potrebbe opinare, ma il mio accendino, diciamo così, rastrema un poco la parte inferiore, ad esempio. Beh, noi possiamo fare tutto, basta editarla in modalità sub-oggetto. Vi ripeto, questo è solo un esempio. Ecco, se ci mettiamo in vertice, selezioniamo quelli di base e li spostiamo e attiviamo la simmetria, ad esempio, vedete che tutto si è aggiornato in tempo reale. Abbiamo creato una lieve, lieve estrusione nella parte inferiore. Una lieve, come dire, rastremazione, ecco, definiamola così. Abbiamo creato il nostro blocco. Magari ce lo aggiustiamo un poco. E questo è il nostro blocco. Adesso proviamo a realizzare questo blocco con un altro procedimento, altrettanto semplice e immediato. E questo è il blocco del nostro accendino. Apriamo lo Scene Manager e utilizziamolo un poco. Creiamo per l'oggetto selezionato, lo chiameremo blocco A1 ad esempio, e magari lo possiamo andare anche a nascondere. E possiamo attivare e disattivare la visualizzazione in qualsiasi momento lo vogliamo. Adesso realizziamo un semplice box, ma aiutandoci dal blocco appena realizzato. E questo qua lo mettiamo magari in un altro layer. Selezioniamo e lo mettiamo in un layer, ad esempio blocco. Ecco, vedete? Posso attivare, possiamo dare un nome qualsiasi, possiamo attivare e disattivare la visualizzazione. Abbiamo nascosto quello di sotto e adesso che cosa facciamo? Selezioniamo il box. Basta selezionarlo, andare nel pannello sempre modifica e scegliere Edit Poly. A questo punto nulla di più semplice. Mettiamoci in una visualizzazione a bordi, edge sarebbe, in suboggetto. Il procedimento è sempre lo stesso.
andiamo in Edit Poll, selezioniamo Edge e selezioniamo i due bordi. E adesso destro clic, chamfer, raccordo. Utilizziamo un raccordo di questo tipo e aumentiamo i segmenti per rendere più visibile il raccordo. Modificatelo un po' come più vi piace. Una volta che avete terminato, basta confermare. Adesso vedete, erroneamente ho disattivato i miei vertici, però comunque il software si ricorda. Ecco, attiviamo le due. Chamfer, ok. Perfetto. Adesso praticamente il programma si ricorda di quello che ho fatto con questo. Con questa azione, quindi selezioniamo gli altri due bordi e andiamo sul chamfer, sul nostro raccordo, basta cliccare su ok. Beh, possiamo vedere come abbiamo realizzato due blocchi simili, estremamente simili, semplicemente utilizzando due modalità diverse che ci offre il nostro programma. Disattiviamo l'age. Facciamo in modo che siano perfettamente combacianti. Vedete che in quello di prima c'era una sorta di rastremazione alla base, per cui leggiamo anche quegli altri vertici, ma questo lo possiamo fare anche noi se ci mettiamo in vertex e ce li spostiamo un pochettino in questo modo. Beh, abbiamo creato due blocchi praticamente identici. Possiamo nasconderne uno, ma nasconderemo quest'ultimo fatto perché ci occuperemo ancora di modellazione poligonale. E quindi diciamo la parte del blocco lo abbiamo realizzato. Diciamo che in questo tutorial ci occuperemo di realizzare solo la struttura, poi vedremo più avanti come magari poter applicare i materiali e rendere l'accendino perfettamente fotorealistico. Cambiamo magari il colore al nostro accendino in modo che successivamente io possa avere una visualizzazione migliore ed immediata. Beh, attiviamo l'altro blocco che era quello che il primo che abbiamo realizzato e diamo un colore diverso. Non so, posso aggiungerne uno personalizzato come ho fatto adesso, ad esempio, ma comunque potremmo fare una qualsiasi altra cosa. Adesso applichiamo un altro modificatore di tipo Edit Poly. Allora, fin quando io non vado a collassare l'elenco dei modificatori, io posso effettuare perché ho registrato nel mio pannello qua a destra tutte le operazioni che ho fatto sul mio oggetto. Quando non ne avrò bisogno più andrò a collassare il tutto. Ecco, adesso mettiamoci in modalità poligono e selezioniamo solo la faccia di sinistra, vedete? E estrudiamola. Diciamo in questo modo. Vi ripeto, questo è solo un esempio per farvi capire le potenzialità, poi dopo voi potete esercitarvi su una qualsiasi altra, su un qualsiasi altro tipo di oggetto, insomma. Trattasi semplicemente di mero esercizio. Ecco, e studiamo un po' questa faccia in modo che avete capito già che cosa voglio realizzare. Il secondo blocco, poi vedremo poi successivamente come poter applicare, come dicevo, il materiale a questo blocco. Applichiamo un bevel. Sempre col destro clic, Beven, e adesso però metto Local Normals qua sopra e gli faccio tipo una leggera rastremazione qui alla base.
Ma va bene così. Semplice, no? Questo è il nostro blocco, ma questo colore sinceramente ancora non ci piace. Mettiamo un qualcosa di più chiaro. Sì, penso che questo possa andare decisamente meglio. Abbiamo creato, diciamo così, il blocco dell'accendino con la parte superiore. Adesso dobbiamo realizzare magari la rotellina, la parte che attiva la fiamma, cioè quella che spinge la pietrina, per così dire, e quindi andremo un po' a completare, perché andremo a utilizzare altre funzioni base che mette a disposizione 3D Studio Max. Bene, adesso passiamo. Ecco, adesso devo creare anche l'incavo in questa parte. Adesso vedremo come fare. Io non mi spingerò in situazioni estreme, cioè cercherò di essere il più, come dire, utilizzeremo proprio alcune funzioni basi, ma tenete presente che per realizzare questo accendino ci sono almeno altri 5 metodi per raggiungere lo stesso risultato, come anche tutte le altre operazioni che io andrò ad effettuare adesso. Ovviamente realizzo quelle basilari proprio perché il corso si trova in una situazione. Ecco, adesso fate una sì, attivate sempre le linee arco e realizziamo un arco come abbiamo fatto precedentemente, né più né meno. Mettiamo in un punto qualsiasi, facciamo in modo, attiviamo lo snap ai vertici e realizziamo come per prima. Ops, mettiamoci su linea. Una situazione di questo tipo. Attiviamo corner in modo che non abbiamo deformazioni particolari e creiamo una situazione di questo tipo. Adesso io vado d'occhio, ovviamente, non è che per far capire che cosa andremo poi a realizzare. Nel pannello modifica scendiamo, come già abbiamo visto, già abbiamo fatto precedentemente, e attiviamo Attach e clicchiamo sulla forma da attaccare. Mettiamoci in modalità Vertex, disattiviamo ovviamente Attach Vertex e andiamo su Weld. Perfetto, questa è l'operazione che abbiamo fatto prima, né più e né meno. A questo punto disattiviamo lo snap, modifichiamo la forma a nostro piacimento, insomma. E applichiamo una estrusione come prima. Portiamocelo dalla visualizzazione in front, nella parte che a noi ci interessa, vedete? Magari gli cambiamo anche in questo caso il colore. E modifichiamone ovviamente l'estrusione, che adesso è riportata su zero, noi la portiamo un poco più a livello superiore. La spostiamo. E magari per renderla più similare al nostro riferimento l'andremo un po' a modificare. Penso che possa andare bene così, poi dopo la integreremo all'interno, va bene. Adesso che cosa facciamo? Collassiamo tutto. Ecco, questo metodo lo possiamo utilizzare e destro clic lo trasformiamo in una polilinea editabile. Questo metodo lo possiamo utilizzare quando non abbiamo bisogno più dei sottostack, per così dire, delle operazioni che abbiamo fatto precedentemente, quindi alleggeriamo anche quelli che sono un po' i compiti del software, no? Collassiamo tutte le operazioni eseguite precedentemente.
Ecco, adesso semplicemente, ripeto, io non mi andrò ad affinare perché poi ci sarebbero tante e tante altre funzioni da poter adoperare su questo accendino che poi magari riprenderemo più in là nel corso per dargli un aspetto fotorealistico e per aggiungere dettagli, tessiture, creare incavi magari e così via. Selezioniamo l'oggetto come facciamo sempre e chiamiamolo testa 01 ad esempio. Beh, come primo tutorial penso che possa andare bene. Adesso mettiamoci in modalità suboggetto e selezioniamo questa faccia. Adesso scorriamo e attiviamo Detach. Stacca. Diamo un nome e stacchiamo la parte superiore. Selezioniamola. Mettiamoci sempre in modalità faccia e attiviamo Cut. Taglia. Vedete che appena andiamo su un vertice, automaticamente c'è il raccordo. Allora noi clicchiamo e abbiamo diviso le due facce. Adesso selezioniamo quella di sinistra e operiamo una outline. Ecco qua. L'allarghiamo e allo stesso modo applichiamo un'estrusione. Perfetto, vedete questa è la faccia che io non andrò, fa parte sempre in modalità suboggetto, è possibile sempre selezionarla, ma a me serve e quindi me la tengo. E quindi ho fatto la parte superiore, diciamo così. Adesso andiamo ad isolare la parte superiore, anzi usciamo, voglio dire, dalla modalità Isolate. Andiamo un poco a adattare l'oggetto appena creato da noi al nostro disegno sottostante, anche se, ripeto, non ci stiamo affinando e vi farò vedere come più avanti. Effettuando queste operazioni sarà tutto molto ma molto più chiaro. Io sto in questo caso utilizzando le funzioni base, ma avrei potuto realizzare questo corpo in modo assai diverso. Adesso andiamo sempre in linea, selezioniamo Star, stella, modifichiamone i raggi, sempre in una vista frontale, vedete? E portiamo magari, ecco sì, ad una situazione del genere. Saliamo un poco. Spostiamola. Questo è il modo di farvi capire anche come è possibile operare nello spazio tridimensionale del nostro software. Effettuiamo un extrude proprio per utilizzare, diciamo così, le funzioni più frequenti e ce la spostiamo in pianta, vedete, in modo che vada all'interno del nostro corpo. E andiamo magari a modificarci un poco l'estrusione del nostro oggetto. Aumentiamo un poco, ovviamente. Ops. Facciamone una copia dello stesso. Vedete, mi metto sull'asse delle Y con Shift traslo verso giù, attivando il tasto Shift, e ho ottenuto una copia della mia rondella. Ecco tenete presente che tutto è modificabile prima che io vado a collassare il mio stack, quindi posso modificarla quando voglio, insomma. Beh, scaliamola un poco e ho creato questo mio secondo blocco.
Adesso selezioniamo la base sottostante, magari mettiamoci, attenzione, mettiamoci in modalità suboggetto, selezioniamo la parte sottostante e scendiamo all'interno del nostro corpo. Ma ci piace, diciamo che ci piace. Adesso di quello di cui ho bisogno è quello di, naturalmente, di creare l'incavo superiore. Adesso lo creeremo in modo elementare, ma sappiate che ci sono altre funzioni. Potrei fare questa operazione in, che dire, non so, 10 altri modi, però utilizziamo ancora questa funzione. No, innanzitutto portiamoci questa faccia, semplicemente traslandola un po' più avanti. Selezioniamo la parte sovrastante, sempre in modalità suboggetto, e creiamo un inset, sempre destro clic, è inutile dirvelo, seguitemi, e poi andiamo ad estrudere la nostra faccia. Adesso vedete che mi trovo con delle facce che io adesso in questa sede andrò a cancellare. Poi vedremo successivamente come raccordare le facce cancellate. Diciamo che è perfetto per il nostro esercizio e non abbiamo problemi in questo senso. Beh, che altro dire? Che altro ci rimane? Beh, ci rimane magari di realizzare il raccordo tra le due rondelle, il tamburo, per così dire. E lo possiamo fare semplicemente utilizzando anche la stessa funzione star, stella. Vedete come il mio accendino ha preso corpo? Allora, selezioniamo una rondella, la mettiamo verso il centro, adesso non ha importanza questa cosa, spostiamo quelle laterali. E praticamente adesso modifichiamo un po' l'estrusione del nostro tamburo. Adesso vi farò capire che cosa andremo a realizzare, anche per affinare alcune cose. Beh, scaliamo, mettiamoci sotto Star di nuovo, vedete? Io ho sempre la possibilità di potere, vedete come posso incrementare il numero delle mie stelle. Adesso se ci mettiamo in modalità Isolate, forse riusciremo a capire meglio di cosa stiamo parlando. Guardate, io posso modificare, posso creare una distorsione, posso raccordarle. Ecco, se ci mettiamo in Isolate possiamo vedere come è possibile effettuare delle distorsioni dei miei raggi della stella o comunque creare dei fillet, vedete? Posso modificarlo in qualsiasi modo. Adesso io metterò uno inferiore perché ci serve semplicemente un raccordo di tipo tamburo, di questo tipo. Beh, il risultato finale sembra accettabile, quindi riattiviamo il tutto e abbiamo realizzato anche questa parte qui. Beh, io direi che per questa parte del nostro corso abbiamo sviscerato abbastanza argomenti per non, diciamo, sperando di non aver creato in voi una sorta di tilt. Bene, Omex vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo tutorial.